Bentornati ancora in diretta sulle Fonti TV, siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e non solo, anche professore alla London School of Economics. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti. In effetti buonasera, sono quasi le 17. Dunque, le volevo chiedere innanzitutto quanto la preoccupa la variante Delta. Ieri, quando abbiamo visto questo forte selling sia in Europa che negli Stati Uniti, si stava parlando che addirittura l'economia statunitense aveva raggiunto il picco di crescita, della crescita, e dunque di qua in avanti si doveva andare al ribasso a livello di mercati. Oggi però stiamo assistendo ad un scenario completamente diverso. Per quanto concerne la variante Delta, quanto è preoccupante per la ripresa economica europea? Ma io non sono un virologo, però da un punto di vista economico penso che i rischi siano di due categorie ben precise. Innanzitutto bisogna dire che sembra che i vaccini attuali a disposizione coprano molto bene anche la variante Delta, quindi il pericolo per il momento si focalizza sulle persone che non sono ancora vaccinate. Il problema nei paesi avanzati è che facendo circolare questa variante Delta e avendo una diffusione abbastanza ampia, di fatto si facilita una specie di incubazione per possibili nuove varianti nuove che potrebbero non essere pienamente coperte dai vaccini esistenti. Questo è il grande rischio per il futuro. Quindi per questo motivo è essenziale che tutti si vaccinino il prima possibile e che questa variante qui venga sconfitta il prima possibile. Poi c'è un altro fattore di rischio che è più di medio periodo, a mio avviso. Sappiamo benissimo che le vaccinazioni sono avvenute soprattutto nei paesi sviluppati, avanzati, e nei paesi emergenti, soprattutto quelli a basso reddito, di fatto le vaccinazioni non ci sono state. E questo è un problema molto significativo, perché sappiamo che a livello internazionale, sino a che tutti non sono pienamente vaccinati e il virus circola, i rischi ci sono, perché la gente viaggia e quindi i virus possono propagarsi. In sostanza, se le cose dovessero rimanere come sono in questo momento, nonostante il virus Delta, la variante Delta, non penso ci saranno grandi ripercussioni per l'economia mondiale, perché di fatto le ospedalizzazioni rimangono limitate, i decessi rimangono molto bassi. Se invece questa variante Delta dovesse creare un terreno fertile di incubazione per una nuova variante non coperta dal virus, qui questo sarebbe il grosso problema, perché questo farebbe veramente emergere una nuova ondata di contagi a livello internazionale, e questo farebbe molto male all'economia e ovviamente anche alle persone. Quindi questo è un po' il rischio in questo momento. Dunque, alla luce di ciò che ci ha detto, tra poco andremo a parlare di che cosa potrebbe comunicarci la BCE dopodomani, questo giovedì il 22 luglio, però prima le volevo chiedere se lei è d'accordo con gran parte degli analisti che il picco della crescita economica degli Stati Uniti è stato raggiunto. Ma io penso che gli Stati Uniti abbiano ancora spazio per crescere. C'è un programma di supporto all'economia estremamente generoso e questo ha già prodotto effetti molto significativi, ma ancora ne produrrà in futuro, soprattutto perché si abbinerà anche a investimenti pubblici che di fatto non sono ancora iniziati. Quindi secondo me l'economia americana potrà non crescere ad un livello così forte come quello attuale, ma sicuramente ha ancora molta benzina con cui correre in futuro. Beh, questo punto era molto molto importante, perché appunto ieri si è parlato tantissimo di ciò che ci ha comunicato la Fed e Janet Yellen, naturalmente, visto i rendimenti che sono sui minimi da febbraio, con un'inflazione comunque al di sopra del 5%. Ma dunque focalizziamoci sull'Europa. Se facciamo un passo indietro all'analisi che lei ha fatto legata alla Delta, che cosa possiamo aspettarci domani dalla BCE, soprattutto dopo la strategy review e questo target di inflazione del 2% però simmetrico? Dunque lei si aspetta qualche annuncio importante, perché effettivamente dopo la revisione strategica è stato riacceso l'interesse nei confronti della BCE, almeno nella riunione del mese di luglio?
Sì, innanzitutto bisogna dire due cose. Primo, che ormai tutti i previsori, tutte le istituzioni internazionali ipotizzano che questa variante Delta non si trasformi in una variante più pericolosa e che quindi l'economia europea e internazionale continuino nel progresso e nell'avanzamento che abbiamo visto di recente. Primo. Secondo, la situazione dell'inflazione in Europa è molto diversa dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti questo può portare a tensioni anche sui salari. C'è l'occupazione non è lontana dalla cosiddetta piena occupazione che può spingere verso l'alto i prezzi. In Europa invece c'è ancora molta capacità inutilizzata, la disoccupazione è molto elevata e le ripercussioni economiche della pandemia si faranno sentire ancora per un po'. Quindi i rischi sul lato dell'inflazione sono molto inferiori in Europa. Detto questo, sappiamo che un paio di settimane fa la BCE ha fatto un annuncio molto importante sulla nuova strategia di politica monetaria, che a mio avviso ha implicato dei segnali accomodanti. Perché questo? Perché ha detto molto chiaramente la Presidente Lagarde che a fronte di rischi di arrivare a toccare il limite inferiore di quello che le politiche monetarie possono fare per sostenere l'economia, per far alzare l'inflazione, l'azione della BCE dovrà essere molto, molto vigorosa e molto protratta nel tempo. Queste due parole lasciano pensare che la BCE sia desiderosa di agire in maniera molto più forte in presenza di un'inflazione che ancora in tendenza rimane ben al di sotto del nuovo obiettivo simmetrico del 2%. Questo diciamo in teoria. Giovedì si vedrà la pratica, ovvero sia si vedrà come il Governing Council della BCE applicherà in termini operativi la nuova strategia. E a mio avviso qui potrebbero esserci delle sorprese, perché di sicuro la BCE dovrà cambiare il linguaggio per quanto riguarda la cosiddetta forward guidance, cioè le indicazioni sulla politica futura. E questo perché è cambiato l'obiettivo di inflazione. Ma non solo questo, potrebbe cambiare il linguaggio rendendo molto più esplicito l'impegno a contrastare un'inflazione che è ancora permanentemente più bassa dell'obiettivo di inflazione. Quindi, diciamo, dare un segnale molto pronunciato di azione prolungata e vigorosa per contrastare i rischi deflattivi. Quindi in Europa stiamo ancora parlando di rischi deflattivi e non di rischi di inflazione, anche se l'inflazione temporaneamente andrà sopra il 2%. Ecco, questo punto era piuttosto importante, quindi su che cosa bisogna focalizzarci a livello proprio di forward guidance, perché rimane questo il fulcro della riunione. Sì, secondo me chiaramente è stato già annunciato, cambierà il comunicato, cambierà la comunicazione in generale della BCE, quindi ci saranno molte modifiche che saranno anche un po' difficili da interpretare immediatamente, visto che gli operatori, gli osservatori erano abituati al modus operandi precedente. Però devo dire il punto dirimente, a mio avviso, guardando al risultato che verrà annunciato giovedì, sarà capire se all'interno della nuova forward guidance ci sarà un impegno preciso e quantitativo in termini di inflazione attesa futura e in termini di inflazione attuale, ovvero sia la BCE potrebbe prendere degli impegni dicendo che sino a che ad esempio l'inflazione core non si avvicini al 2%, in termini di inflazione corrente, non soltanto quella attesa, la politica rimarrà molto accomodante. Questo sarebbe un segnale molto forte e sarebbe un segnale che sarebbe preso dai mercati finanziari con un impegno molto forte di acconsentire ad uno sforamento del 2% dell'inflazione per un periodo anche prolungato fino a che le attese di inflazione e l'inflazione stessa non si stabilizzino ad un livello che è coerente con il nuovo obiettivo della Banca Centrale. Questo, secondo me, è il punto vero su cui dobbiamo tutti focalizzarci giovedì.
Ecco, invece le volevo chiedere che cosa a suo avviso ci segnala anche il mercato obbligazionario in queste ultime giornate, perché effettivamente scendono ulteriormente i rendimenti. Attualmente il decennale italiano è allo 0,6%. Sto parlando sempre del rendimento, il che vuol dire scendono i rendimenti, in rialzo però i prezzi. Sì, è molto difficile da interpretare anche perché ormai il mercato obbligazionario è gestito dalle banche centrali. Quando abbiamo una situazione in cui la Banca Centrale Europea continua ad acquistare titoli ad un ritmo molto significativo e allo stesso tempo la Commissione Europea emette titoli e sostituisce, finanzia i paesi europei attraverso questi titoli, sostituendosi di fatto alle emissioni nazionali, di fatto vengono tolte dal mercato quote sempre crescenti di titoli outstanding e quindi il flottante, se vogliamo, diminuisce. E questo ovviamente è un fattore molto potente per tenere i tassi ancora ancorati verso il basso. Ecco, questo punto era anche altrettanto interessante. Ultimissima domanda, promesso. Dopo tutto ciò che abbiamo visto ieri sui mercati, stiamo vedendo un decennale americano ad 1,20 attualmente, il che vuol dire in lieve, lieve proprio rialzo, ma che sta oscillando tra 1,16 ed 1,20. Ci indica che comunque Powell ha ragione, e cioè l'inflazione è soltanto transitoria? Ma l'inflazione è in gran parte transitoria anche negli Stati Uniti, però come dicevo prima i rischi sono molto superiori negli Stati Uniti rispetto all'Europa e quindi secondo me tutta la partita si giocherà nella primavera dell'anno prossimo, quando ci sarà questo sgonfiamento di questa bolla sull'inflazione, l'inflazione tornerà su livelli più coerenti col passato, ma probabilmente rimarrà su un livello strutturalmente superiore, proprio per le tensioni, per la composizione del mercato del lavoro statunitense, per le probabili tensioni che si verificheranno anche sul mercato del lavoro. Quindi la mia sensazione è che anche la Fed abbia voglia, e l'ha dichiarato in maniera molto esplicita, di aspettare, di acconsentire uno sforamento anche ampio dell'obiettivo di inflazione, ma allo stesso tempo la Fed avrà necessità di lanciare qualche segnale. Magari annunciando o dando segnali sul tapering, e questo può avvenire già entro la fine di quest'anno, e questo serve anche a moderare l'euforia sui mercati finanziari, onestamente, perché stiamo in una bolla che è supportata dalle banche centrali, e le banche centrali devono cercare di evitare che questa bolla si gonfi ulteriormente, perché altrimenti poi lo scoppio di questa bolla avrebbe delle conseguenze molto pericolose e molto costose per l'economia mondiale. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors, e non solo professore alla London School of Economics. Grazie per essere stato con noi. Buon Grazie. proseguimento, alla prossima occasione. Grazie mille.